torna sulla scena per il proprio pubblico, ma in teoria, sempre in teoria, dovrebbe essere poco più che passerella. Le azzurre ne parlano in comune perché la situazione è stata vissuta con un parallelismo abbastanza singolare, sono state eccezionali in batteria nuotando entrambe benissimo sul loro passo, con il loro ritmo, la loro bracciata, e ne è uscito per entrambe un grandissimo tempo. E poi il passo falso in semifinale, che è esattamente quello che non devono fare, ovvero farsi portare sul ritmo degli altri, farsi prendere dalla foga, perché il 50 rana non perdona. Ed è una finale, una gara di grandi speranze, ma anche una gara dove trema il record del mondo. Dall'alto al basso, Bottazzo, Tang, Van Niekerk, Melutite, King, Pilato, Jefimova e Suzuki. Due primatiste del mondo in acqua, Ruta Melutite in corsia numero 4, Benedetta Pilato in corsia numero 6. La finale iridata dei 50 rana con Ruta Melutite che parte subito a bomba, cerca di guadagnare un piccolo margine di vantaggio. La risposta di Benedetta Pilato in corsia numero 6, che ce la mette tutta un po' più indietro. Invece Anita Bottazzo adesso prende definitivamente il largo. Ruta Melutite con l'Italia che prova a sgomitare per il podio. Ruta Melutite va per la medaglia d'oro e va per un record del mondo pazzesco, poi King e poi Benedetta Pilato, medaglia di bronzo per la terza volta consecutiva al mondiale, Benedetta sul podio di questa gara. Beh, è una grande soddisfazione questa al termine di una stagione estremamente difficile per la Pilato, in cui ha rinunciato ai 100 e si è dedicata a mettere a posto un po' di cose importanti nella sua vita, e qua arriva con una medaglia di bronzo. È vero, le ultime due edizioni erano state d'argento, è vero, ha perso il record del mondo, però questo è un bronzo che sicuramente la farà estremamente felice. Davanti unica, devastante, micidiale, fortissima, ultrapotente, Ruta Melutite va a stampare un 29-16 in una gara nuotata in maniera perfetta, dalla partenza in cui è scappata via tutte alla prima bracciata, nessuna sbavatura, sensazionale veramente il ritorno della Melutite e il crono notato qua che la porta a diventare la regina della rana a dispetto di Lily King. Tutto cancellato, record del mondo, record europeo, ora appartiene a Ruta Melutite, regina della rana, sì, doppietta in questo mondiale, 50 e 100 per Benedetta Pilato. Invece continua la striscia iridata sul podio, 2019 argento, 2022 idem e adesso bronzo. Tra l'altro, lo ricordiamo, Benedetta Pilato l'unica italiana di sempre ad aver vinto medaglia al mondiale nel 50 rana, e poi, beh, poi la resurrezione di Lily King argento, ma poi ne parleremo. Vai Elisabetta. Va bene.